Buongiorno e benvenuti a un altro video di MultiOne Cafè. Vi presentiamo il nostro nuovo joystick multifunzione. Questo joystick, dotato di 22 funzioni, è il frutto di un attento studio progettuale, focalizzato su funzionalità, facilità e comodità d'uso. Il risultato è un joystick esclusivo MultiOne, che rende ancora più semplice ed efficace l'utilizzo del mini pale, anche con accessori come questo, che richiedono molteplici azionamenti idraulici. Ecco le principali novità che rappresentano i punti di forza del nuovo joystick. La prima è il design ergonomico. Progettato ex novo, il nuovo joystick multifunzione migliora il comfort durante l'uso prolungato, riducendo l'affaticamento dell'operatore e aumentandone la produttività. Il nuovo design, infatti, continua a garantire la fluidità del movimento del braccio e della piastra. La seconda novità è la disposizione dei pulsanti. I pulsanti ACI, il sistema di controllo degli accessori, sono stati posizionati frontalmente, dove già erano posizionati gli altri comandi, come le prese idrauliche, lo sfilo del braccio, le prese idrauliche ad azione mantenuta, il DBS e l'iFlow. Il Cruise Control e il Torque Divider sono stati mantenuti nella parte posteriore del joystick per permettere l'attivazione durante la presa del joystick. La terza novità è data dalla piena visibilità. Il nuovo design assicura una piena visibilità dei pulsanti dell'operatore, riducendo possibili errori. Queste innovazioni rafforzano ulteriormente la leadership di mercato di MultiOne nel sistema di controllo del mini pale. Come sapete, infatti, insieme alle ACI, il joystick multifunzione MultiOne permette il controllo di tutti gli accessori senza necessità di sistemi di controllo, cavi o cablaggi aggiuntivi. Il nuovo joystick semplifica ancora di più il lavoro, consentendo di gestire i movimenti degli accessori con precisione, semplicità ed efficacia. Infine, sottolineiamo che oltre a equipaggiare le macchine di nuova produzione come questa, il nuovo joystick è perfettamente compatibile con le macchine già prodotte e vendute che montano il joystick della generazione precedente. Bene, penso di aver detto tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Arrivederci!